Ciao amorosissimi, oggi con questo video tutorial andremo a realizzare una blusa. Nel mio caso è corta, perché è molto corta dallo scalfo manica. Ognuno di voi poi la farà lunga quanto vuole. La particolarità di questa lavorazione è che è realizzata sia top down, però inizialmente nel nostro top down andremo a fare una diversificazione tra davanti, dietro e maniche, per dargli questo effetto scivolato. Vedete che non è perfettamente dritto lo sprone, da questa parte scende, perché ho utilizzato una tecnica un po' particolare per dare appunto questa forma leggermente più scesa sulla spalla. Ho arricchito ulteriormente il mio progetto facendo un'apertura, una sorta di scollatura asimmetrica sul davanti, che voi potrete decidere di fare o di non fare. Se volete farla, seguite il tutorial; se non volete farla, andate a lavorare in tondo, come si fa ovviamente con tutti i top down. Il progetto è molto semplice da realizzare, arricchito e valorizzato da questo filato che lavora da solo, quindi non ha bisogno di punti esageratamente complessi. Prima di lasciarvi al tutorial, vi ricordo che se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità che pubblico, potete iscrivervi al canale se non lo avete già fatto, senza dimenticare di attivare la campanella. E se il tutorial vi è piaciuto, regalatemi un like. Per realizzare il mio progetto io ho utilizzato il filato Gabriel della Tessiland. È un filato di quest'anno, un filato moda, è veramente molto molto bello e ha questi colori, questi giochi di colore a doppia sfumatura che rendono i progetti lavorati veramente molto belli. La peculiarità di questi filati, come vi ho detto in altri tutorial quando lavoro appunto questi filati molto sfumati, e che lavorano da soli, quindi non hanno bisogno di punti esageratamente complessi per rendere al meglio. E ne ho utilizzati per una taglia 44-46, 650 grammi. Ho lavorato tutto il progetto con l'uncinetto numero 6 e le rifiniture con l'uncinetto 5,5. Poi abbiamo bisogno di un ago da lana e di un paio di forbici. Iniziamo andando a realizzare il collo. Il collo lo faremo lavorando il punto elastico all'uncinetto. Io ho montato col mio uncinetto numero 6 40 maglie. Nel canale trovate il tutorial dove ve lo spiego, è un tutorial dedicato a questo punto, però ve lo faccio vedere brevemente anche adesso. Come vi ho detto, andiamo a realizzare una catenella di 40 maglie, ne facciamo una aggiuntiva e poi andiamo a prendere la costina superiore del punto. E vado a lavorare una maglia bassissima, quindi costina superiore del punto, maglia bassissima, costina superiore del punto, maglia bassissima, costina superiore, maglia bassissima, e procedo così andando a ricoprire tutta la mia catenella a maglia bassissima. Una volta che avremo terminato la riga, voltiamo, facciamo una catenella aggiuntiva e andiamo a lavorare sempre nella costina superiore del punto. Adesso questi sono scuri, poi quando arriviamo nella parte più chiara ve lo faccio vedere meglio. Entrate nella costina superiore del punto e lavorate la maglia bassissima. Ecco, qui adesso lo vedete meglio che ho il filato chiaro. Questo è tutto il punto, io vado a lavorare nella costina superiore del punto, questa qui. Aggancio il filo e chiudo la maglia bassissima. Costina superiore del punto, aggancio, maglia bassissima, costina superiore, aggancio, maglia bassissima, e procedo così in righe di andata e ritorno. Quando arriviamo al termine della riga andiamo a prendere la parte superiore dell'ultimo punto, così. E facciamo anche in questo caso la nostra maglia bassissima, una catenella aggiuntiva, e poi ovviamente la saltiamo e andiamo a lavorare nella costina del punto del primo punto, esattamente così come abbiamo fatto prima. Quindi maglia bassissima, costina del punto successivo, aggancio, maglia bassissima, e procedo in questo modo in righe di andata e ritorno. Una volta che avremo terminato
di realizzare il nostro collo in lunghezza. Il mio collo è largo 23 cm per 30 di lunghezza. L'importante è che quando voi lo chiudete, prima di chiuderlo, lo tenete con le dita e vedete se vi passa dalla testa. Questa è la cosa più importante. La larghezza deve essere superiore alla circonferenza della testa per passare comodo. Una volta che avrete terminato, quindi, con le righe di andata e ritorno, andiamo a chiudere. E lo faremo sempre a maglia bassissima, entrando sempre nella stessa costina, facciamo la catenella aggiuntiva, la saltiamo, poi entriamo sempre nella stessa costina che utilizziamo sempre per fare il nostro punto elastico, e poi andiamo nel punto di fronte a prendere la costina corrispondente interna, quindi questa qui, agganciamo e facciamo la maglia bassissima. Poi i fili di lavorazione li facciamo sparire tutti dopo. E nuovamente costina interna del pannello dietro, costina interna del pannello davanti. Facciamo passare attraverso tutte e due le costine, poi chiudiamo la maglia bassissima. Costina interna, costina interna, che è subito quella che avete davanti, questa qui. Agganciate il filo, fate passare attraverso le due costine e poi chiudete la maglia bassissima e ripetiamo costina, costina e chiudo, e procedo in questo modo fino a chiudere tutto il collo. Una volta che avremo terminato con il chiudere tutta l'apertura, entriamo nello spazio che c'è tra costina e costina. All'interno di questo spazio facciamo una maglia bassa, saltiamo la costina in rilievo, entriamo nello spazio successivo e nuovamente maglia bassa. Qui abbiamo la costina, qui abbiamo l'altra costina, se aprite, vedete, qui in mezzo, entrate e lavorate la maglia bassa. Costina, costina, in mezzo, maglia bassa. Costina, costina, in mezzo, maglia bassa. E procedo in questo modo sino al termine del giro. Una volta che avremo terminato tutto il giro a maglia bassa, andiamo ad allungare il punto, prendiamo un ago da lana, tagliamo, sfiliamo, inseriamo il filo nell'ago, saltiamo alla maglia successiva, entriamo in quella dopo, e adesso andiamo a chiudere nel punto d'ingresso. Quindi da dove esce il filo rientro e vado a far sparire il filo di lavorazione sul rovescio del lavoro, entro attraverso i punti e poi sfilo e taglio. Siccome il modellino che andremo a fare è un modellino un po' particolare, dobbiamo fare questo calcolo. Dalla totalità dei punti che avete ripreso, nel mio caso sono 50, ne dobbiamo fare questo tipo di lavorazione. Adesso questo è il dietro, queste sono le due maniche, e conteggiamo 5 punti per manica. Poi andiamo a fare il davanti e faremo una parte più lunga e una parte più corta, perché andiamo a lavorare aperti per i primi giri e poi ci chiudiamo in un secondo tempo. Ora al resto dei punti sottraiamo 4 punti, quindi nel mio caso io ho 50, meno 10 fa 40, meno 4, che sono i punti che io andrò a sfruttare per fare gli aumenti, mi rimangono 36 maglie. Queste 36 maglie le devo dividere per 2, quindi fa 18. Io lavorerò 18 punti per il dietro, poi i due punti dove andrò a fare gli aumenti, e questi 18 punti li devo suddividere nei due pezzi del davanti iniziale, quindi ne farò 12 da una parte e 6 dall'altra. Va bene? Questi, e ovviamente poi ci sono i 4 punti dove andrò a realizzare i miei aumenti. Quindi adesso iniziamo dal davanti, esattamente dai 18 punti. Quindi pieghiamo bene per metà il nostro collo. Adesso salto dall'angolino 7 maglie, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Entro nell'ottava, aggancio il filo, faccio 3 catenelle, una con due fili e le altre due con un filo solo, e nello stesso punto, questo non lo conto come punto, nello stesso punto lavoro una maglia alta che sarà la prima di 12, perché iniziamo con il davanti. Quindi 1, 2, 3 e 12.
Adesso nel tredicesimo punto vado a realizzare un aumento e andrò a fare due maglie alte, quindi nello stesso punto faccio una, due maglie alte e una mezza maglia alta, quindi carico il filo, rientro all'interno del punto e lavoro il punto chiudendo tutte e tre le asole in un passaggio e vado a mettere un marcapunti nella maglia centrale delle tre che ho fatto, quindi questa. Adesso le maniche, 5 punti delle maniche, le lavoreremo a maglia bassa, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Ora nel punto successivo, siccome chiudo la manica con la maglia bassa, inizio l'aumento con la mezza maglia alta, mezza e due maglie alte, 1 e 2. E vado a mettere sempre un marcapunti nella maglia centrale, così so che qui devo fare sempre l'aumento. E procedo adesso con la lavorazione dei 18 punti del dietro, sempre a maglia alta, perché il dietro e il davanti li facciamo a maglia alta. 1, 2, 3 e 18. E ora nel 19° punto nuovamente 2 maglie alte, 1, 2 maglie alte e una mezza maglia alta. Metto il marcapunti sempre nella maglia centrale. Procedo con i 5 punti a maglia bassa della manica, 1, 2, 3, 4 e 5 della spalla. Io dico la manica ma è la spalla, scusate. Adesso nuovamente l'aumento. Ho lavorato le maglie basse, quindi inizio con la mezza maglia. Mezza maglia e due maglie alte. Una e due. E rimetto il marcapunti nella maglia centrale. E adesso vado a terminare il giro con le 6 ultime maglie alte che completano il davanti. Quindi una, due, tre, quattro, 5 e 6. Ora volto il lavoro e procedo a senso inverso. Nella parte corta, nelle 6 maglie, procedo andando a lavorare le 6 maglie. Entro nel primo punto e nuovamente maglia bassa e 2 catenelle e una maglia alta che non mi conta come punto, ripeto. E poi vado a fare le restanti maglie alte sino ad arrivare al marcapunti. Ora ovviamente andrò a lavorare una maglia in più perché ho l'aumento del giro precedente. All'interno della maglia alta centrale vado a lavorare nuovamente due maglie alte e una mezza maglia alta, una, due maglie alte e una mezza maglia alta. E vado sempre a mettere il marcapunti nella maglia centrale. E adesso vado a lavorare le maglie basse della spalla, che lavorerò sempre a maglia bassa. Quindi, una, due, tre, quattro, cinque, sei e ovviamente sette, perché ne abbiamo aumentato una da questa parte e una da questa. Ricordatevi sempre che quando avete le maglie basse dopo la mezza maglia alta nell'aumento la fate alla fine. Quando avete davanti al marcapunti le maglie basse iniziate con la mezza maglia. Quindi togliamo il marcapunti e iniziamo con la mezza maglia alta. E due maglie alte. Una e due. Marco la centrale. E procedo con i 18 punti del dietro, arrivo al marcapunti e nuovamente due maglie alte e la mezza maglia alta, rimetto il marcapunti nella maglia centrale, poi procedo con la lavorazione delle maglie basse sino ad arrivare ovviamente al marcapunti. Inizierò con una mezza maglia alta perché termino con le maglie basse e poi due maglie alte, lavoro tutto il resto del davanti. Quando arriviamo al termine della riga andiamo, ovviamente noi abbiamo fatto maglia bassa e 2 catenelle all'inizio
per andare a chiudere il buco e andiamo a fare due maglie alte chiuse a metà. Quindi entriamo nell'ultima maglia alta, praticamente la lavoriamo a metà, carichiamo il filo, entriamo nella seconda catenella dal basso, carichiamo il filo, la chiudiamo a metà. Adesso voltiamo il lavoro e procediamo alla lavorazione nella parte più stretta regolarmente. Quindi entriamo nel primo punto, andiamo a realizzare la maglia bassa e le due catenelle e poi punto su punto. Quindi facciamo il nostro aumento, che è il primo punto in realtà del lavoro, e poi andiamo a lavorare una maglia alta sopra ognuna delle maglie di base, va bene, sino ad arrivare al marcapunti. Ogni volta che arriveremo al marcapunti, in tutti i giri, in tutte le righe che facciamo, perché adesso stiamo lavorando in righe, togliamo il marcapunti e andiamo a lavorare subito dopo le maglie alte, inizialmente due maglie alte, quindi una sempre nello stesso punto, una seconda, e poi prima delle maglie basse una mezza maglia alta, così. Rimettiamo il marcapunti nella maglia centrale e lavoriamo le maglie basse. Ovviamente ad ogni giro ci ritroveremo tra marcapunti e marcapunti due maglie in più. Anche in questo caso tolgo il marcapunti. Siccome ho terminato con le maglie basse, inizierò gli aumenti con la mezza maglia alta. Mezza maglia alta e due maglie alte, una e due, e metto nuovamente il marcapunti nella maglia centrale, così. Adesso vado a lavorare tutte le maglie alte sino ad arrivare al marcapunti successivo. Terminando con le maglie alte, inizio gli aumenti con le due maglie alte e poi faccio la mezza maglia alta, lavoro le maglie basse e ripeto mezza maglia alta e due maglie alte, poi lavoro tutte le maglie alte sino ad arrivare alle ultime due, ossia le ultime tre se contate anche l'inizio, la maglia bassa, le due catenelle e le due maglie alte. Dobbiamo arrivare qui. Arrivati alle ultime tre maglie della parte più lunga del davanti, andiamo ad effettuare una diminuzione. Quindi carico il filo, entro nella prima maglia e lavoro la maglia alta a metà, carico il filo, entro nella seconda, lavoro la maglia alta a metà, carico il filo, entro nel primo punto, quindi nella seconda catenella dal basso, e nuovamente vado a realizzare una maglia alta chiusa a metà e chiudo tutto insieme e vado a realizzare un'altra diminuzione. Quindi vado a saltare il primo punto, quindi questo lo salto, entro nel secondo, maglia bassa, 2 catenelle e maglia alta. Vi ricordo che il primo punto, quello per alzare, non lo contiamo come punto. Vado a lavorare tutte le maglie, che sia basse che alte, tra i marcapunti. Tolgo il marcapunti, dove ho finito con la maglia alta inizio gli aumenti con due maglie alte e una mezza maglia alta, poi lavoro le maglie basse, dove ho le maglie basse inizio con la mezza maglia alta e le due maglie alte, procedo sino al marcapunti successivo e ripeto sino a terminare la riga. Questa volta la riga la termineremo regolarmente. Alla fine della riga, siccome io all'inizio faccio un aumento, devo fare una diminuzione. Una volta che saremo arrivati al termine del pezzetto più corto del davanti, andiamo a fare la diminuzione. Quindi anche in questo caso carico il filo, entro nel primo punto, lavoro la maglia alta a metà e poi entro nella seconda catenella dal basso, un'altra maglia alta chiusa a metà e poi chiudo tutto insieme. Ora volto e questa volta parto proprio dal primo punto, perché devo, ripeto, andare dritta qui. Quindi maglia bassa, 2 catenelle e nella stessa maglia di base una maglia alta, e procedo in a righe di andata e ritorno in questo modo, andando a fare una diminuzione ad ogni riga nella parte più lunga e andando dritti nella parte più corta.
lavorando le diminuzioni così come vi ho spiegato prima, arrivate al termine e andate a fare una doppia diminuzione. La diminuzione nella riga di ritorno la fate saltando il primo punto, come abbiamo appena visto. Lavoriamo un totale di 10 righe a maglia alta, dopodiché andiamo nuovamente a chiudere per lavorare a cerchio. Quindi andiamo a chiuderci con tante catenelle. Quante diminuzioni abbiamo fatto? Abbiamo fatto 9 diminuzioni, perché a parte la prima abbiamo fatto una diminuzione ad ogni riga, abbiamo fatto 10 righe, meno una, 9, quindi sono 9 diminuzioni. Quindi facciamo 9 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 catenelle. Adesso andiamo a congiungerci con l'altra parte, entrando nella prima maglia, quindi non nella maglia bassa delle 2 catenelle, ma nella maglia successiva. Facciamo una maglia bassa, 2 catenelle, e procediamo alla lavorazione, questa volta andando a lavorare in tondo. Quindi ripetiamo esattamente tutti gli stessi passaggi che abbiamo fatto sino adesso, quindi gli aumenti esattamente come li facevamo prima, maglie basse dagli lati manica. Quando arriveremo alle catenelle andremo a sormontarle a maglia alta. Una volta arrivati alle catenelle andiamo a lavorare una maglia alta all'interno di ognuna delle catenelle e procediamo alla lavorazione in tondo adesso. Quindi punto su punto, aumenti dove abbiamo gli aumenti, per un totale di 10 righe. Lavorando a maglia alta dove abbiamo la maglia alta e a maglia bassa dove abbiamo la maglia bassa. Una volta che avremo terminato la riga, ci ritroviamo all'inizio, quindi saltiamo maglia bassa 2 catenelle, entriamo nella prima, facciamo una maglia bassa 2 catenelle e procediamo alla lavorazione facendo l'aumento, quindi la maglia alta all'interno della stessa maglia e punto su punto, per un totale di 10 righe. Una volta terminati i 10 giri, se vedete che dalle maniche tende ad essere più stretto, vi basta allungare con le mani e poi andare a dare una svaporata, ma questo lo facciamo al termine. Adesso procediamo alla lavorazione sempre in tondo, però andando a lavorare tutto a maglia alta, quindi anche nelle spalle lavoreremo a maglia alta. Quindi ci agganciamo sempre al secondo punto, quindi saltiamo maglia bassa 2 catenelle, entriamo sempre nel secondo punto, maglia bassa 2 catenelle e maglia alta nella stessa maglia di base e poi punto su punto a maglia alta. Quando arriviamo ai marcapunti andiamo sempre a fare 3 maglie, però questa volta facciamo tutte e 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3 maglie alte e mettiamo sempre il marcapunti nella maglia centrale, dove andremo a fare ovviamente l'aumento successivo. Procediamo quindi a lavorare a maglia alta anche sulle maglie basse. Quindi riprendiamo tutti i punti e li lavoriamo tutti a maglia alta. Quindi adesso, da adesso in poi, andremo a lavorare sempre nello stesso modo sino a raggiungere la larghezza desiderata. Una volta che avremo raggiunto l'altezza dalla spalla di 40 cm, procediamo con il chiudere il lavoro. Saltiamo sempre il primo punto, entriamo nel secondo, maglia bassissima, tiriamo, tagliamo e fermiamo il filo. Adesso pieghiamo perfettamente a metà il nostro progetto e andiamo a lavorare la parte del corpo, e lo facciamo in questo modo: andiamo ad unire i due marcapunti che delimitano le maniche dal davanti e dal dietro, ci spostiamo sulla parte anteriore, togliamo il marcapunti da una parte e dall'altra, siccome è molto largo non abbiamo bisogno di fare assolutamente catenelle, entriamo nella maglia centrale e nella maglia centrale nel pannello davanti. Quindi dove facevamo gli aumenti entriamo nelle due maglie centrali, così. Agganciamo il filo, facciamo una catenella con due fili, poi togliamo il filo più corto e partiamo con la lavorazione dal pannello inferiore. Rientriamo nello stesso punto, questa volta solo nel pannello inferiore, facciamo una maglia bassa e 2 catenelle.
maglia bassa e 2 catenelle. Poi nello stesso punto facciamo una maglia alta, esattamente come facevamo prima. E la maglia bassa e le 2 catenelle non le contiamo. E poi andiamo a girare, quindi andiamo a lavorare tutte le maglie alte sino ad arrivare nuovamente ai 2 marcapunti che delimitano la spalla, la manica successiva. Una volta arrivati al marcapunti successivo, lo togliamo, così come abbiamo fatto prima, carico il filo, entro nel primo punto, poi giro ed entro nel punto dove ho il marcapunti di fronte, unisco i 2 punti e chiudo la maglia alta. E poi procedo alla lavorazione nel pannello di fronte, quindi punto successivo, maglia alta, e procedo esattamente come ho fatto prima, però questa volta senza più aumentare, quindi andando a lavorare punto su punto, un giro dietro l'altro. Una volta che avremo raggiunto l'altezza dalla spalla sino ad arrivare al fondo di 52 cm, andiamo a fermare il filo. Quindi andiamo a realizzare nella prima maglia, saltiamo sempre la maglia bassa e le 2 catenelle, entriamo nella seconda maglia, chiudiamo una maglia bassissima, tiriamo, tagliamo e fermiamo il filo. Adesso andiamo a riprendere le maniche. Qui abbiamo unito i 2 pannelli per realizzare l'apertura della manica ed entriamo nel punto di intersezione, così agganciamo il filo. Facciamo una catenella con 2 fili, lasciamo andare il filo più corto, rientriamo nello stesso punto e realizziamo una maglia bassa e 2 catenelle. Per il primo giro andiamo a riprendere punto su punto, quindi in ogni punto di base, portandoci dietro il filo da far sparire, andiamo a lavorare una maglia alta, quindi un punto per ogni punto. Facciamo tutto il giro dell'apertura della manica sino a ritornare all'inizio del giro. Adesso dal secondo giro in poi andiamo a fare una diminuzione ad inizio giro e una diminuzione a fine giro per un totale di 18 giri, compreso il primo di ripresa. Quindi adesso ne facciamo ancora 17, facendo una diminuzione all'inizio e fine giro. Per la diminuzione a inizio giro, qui abbiamo la maglia bassa e le 2 catenelle, saltiamo il primo punto, saltiamo il secondo ed entriamo nel terzo, quindi la maglia bassa delle 2 catenelle come nei giri precedenti non conta come punto, quindi il primo punto in realtà è questo, quindi saltiamo questo ed entriamo in quello dopo, e così abbiamo fatto la diminuzione iniziale. Iniziamo sempre con una maglia bassa 2 catenelle e una maglia alta all'interno del primo punto, perché ripeto, la maglia bassa delle 2 catenelle non fanno parte del conteggio dei punti. Poi vado a lavorare tutte le maglie regolarmente a maglia alta sino alle 2 ultime del giro, quindi sino a queste 2. Quindi ripetiamo, quando arriviamo alla fine della riga, le ultime 2 maglie alte le lavoriamo chiuse a metà, quindi entro nella penultima, aggancio il filo, la lavoro a metà, carico il filo, entro nell'ultima, la lavoro a metà e poi chiudo tutto insieme. Ricomincio la riga saltando la prima maglia che, come si è detto, non conta come punto, e la seconda, ed entro nella terza. Lavoro una maglia bassa, 2 catenelle, all'interno dello stesso punto lavoro un'altra maglia alta e poi procedo andando a lavorare punto su punto sino ad arrivare al termine del giro, e nuovamente ripeto la diminuzione a fine riga e la diminuzione ad inizio riga successiva. Nel 19° giro andiamo a chiudere una diminuzione dietro l'altra, quindi andiamo a dimezzare le maglie che ci sono rimaste. Come sempre andiamo a saltare la maglia bassa e le 2 catenelle, la prima maglia alta ed entriamo nella seconda, e così abbiamo fatto la prima diminuzione. Andiamo a fare la maglia bassa e le 2 catenelle, poi questa volta facciamo sempre la maglia alta nel primo punto, però la facciamo chiusa a metà. Ne facciamo un'altra chiusa a metà nel punto successivo e poi chiudiamo insieme e ripetiamo sino al termine, quindi carico il filo,
entro nella maglia alta successiva, aggancio e chiudo solo le prime due asole, carico, entro nella maglia successiva, aggancio e chiudo le altre due. Ho tre asole sull'uncinetto, chiudo tutto insieme e procedo in questo modo sino al termine del giro. Una volta che avremo terminato il giro, togliamo l'uncinetto numero 6 e prendiamo il 5 e mezzo, perché adesso andiamo a fare tre giri di rifinitura stringendo ancora un po'. Saltiamo maglia bassa 2 catenelle, entriamo nella maglia successiva e andiamo a riprendere un giro a maglie basse, anzi di giri a maglie basse ne riprendiamo due. Mettiamo il marcapunti nella prima e poi procediamo punto su punto per due giri. Una volta che avremo terminato il secondo giro, togliamo il marcapunti, però adesso andiamo a realizzare un giro a punto gambero. Quindi entriamo nel primo punto per chiudere il giro, andiamo a fare una maglia bassa e poi entriamo nei punti indietro e andiamo a realizzare un giro punto gambero. Quindi entro nel punto indietro, aggancio il filo, adesso le due asole le lavoro come se fossero una maglia bassa, però al contrario. Quindi punto indietro, aggancio, maglia bassa, punto indietro, aggancio e chiudo le due asole, punto indietro e chiudo le due asole, punto indietro e chiudo le due asole fino al termine del giro. Una volta arrivati al termine del giro, solleviamo il punto, tagliamo, sfiliamo, prendiamo una goda lana e andiamo a far sparire il filo di lavorazione all'interno dei punti lavorati. Quindi entriamo nel primo punto successivo e poi ne passiamo una decina, 20, quanti volete. Più ne passate meglio è, così almeno siete sicuri che il lavoro non vi si disfa così. Io non lesino mai quando chiudo il lavoro. Poi muovete il bordino in modo che il filo si distribuisca e tagliate l'eccedenza. Adesso passiamo alla rifinitura dell'apertura del collo, ovviamente se l'avete fatta. Quindi giriamo sotto sopra la maglia in modo che il collo sia verso di noi e partiamo dal punto di incontro dell'apertura, quindi qui. Entriamo nel primo punto, quindi quello alla base, agganciamo il filo, facciamo una catenella con due fili, sempre con l'uncinetto numero 5 e mezzo, poi lasciamo andare il filo più corto, rientriamo all'interno del punto e facciamo una maglia bassa e andiamo a riprendere tutta l'apertura a maglia bassa. Quindi entro nel punto successivo proprio all'estremo e chiudo la maglia bassa, punto successivo, maglia bassa, punto successivo, maglia bassa, in modo da rendere lineare la lavorazione, va bene? Quindi andiamo ad uniformare tutto quanto, la lavorazione deve rimanere bella distesa. Quindi andiamo a lavorare un punto per ogni maglia alta, non due, come facciamo di solito quando lavoriamo la ripresa dei punti. Prendiamo un solo punto per maglia alta. Vedete, deve rimanere bello disteso il lavoro. Una volta che saremo arrivati all'ultimo punto, ci agganciamo al primo punto realizzato, così, e anche in questo caso facciamo una maglia bassa e poi un giro di ritorno a punto gambero, esattamente come abbiamo fatto nei polsi. Quindi entro nel punto indietro, aggancio il filo e chiudo la maglia bassa, al contrario, punto indietro, punto indietro, e punto indietro sino al termine del giro, dopodiché chiudo esattamente così come ho fatto nei polsi, quindi fermo il filo e lo faccio passare intorno ai punti lavorati, dopodiché con il ferro da stiro do una bella svaporata per andare a distendere tutta la lavorazione, soprattutto nella parte iniziale. Date la svaporata col ferro da stiro senza appoggiare il ferro, mi raccomando, sul lavoro, date una bella svaporata e poi andate a distendere con le mani la lavorazione. Ed eccolo qui una volta terminato come appare. Vedete, la spalla, avendo lavorato le prime maglie
a maglia bassa risulta leggermente scesa e l'effetto d'insieme è davvero molto 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 carino. Adesso non vi rimane che prendere in mano l'uncinetto e il filato e provare a farlo. Il nostro tutorial a questo punto, lo avete capito, è terminato. Io come al solito vi ringrazio per avermi seguito, vi mando un bacio gigantesco e vi aspetto al prossimo tutorial. Ciao amorosissimi!